Vaccinazioni Covid, al via il programma di sorveglianza sugli operatori sanitari già vaccinati. Quanto resta efficace la copertura vaccinale sul personale sanitario che è il più esposto al contagio da SARS-CoV-2? È l'interrogativo a cui puntano a rispondere le linee guida elaborate dall'Agenzia Sanitaria Regionale già trasmesse alle ASL regionali. Test su anticorpi per 66.000 tra medici e infermieri vaccinati in Abruzzo, uno screening a tappeto sui primi immunizzati per capire se e quando servirà la terza dose. 20.000 gli operatori sanitari coinvolti a Chieti, 17.000 all'Aquila, 16.000 a Pescara e 12.000 a Teramo. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Sì, è uno screening fondamentale per gli operatori sanitari, per tutti i medici, perché porta un'ulteriore sicurezza nelle nostre strutture sanitarie. È importante capire che tutti noi abbiamo degli anticorpi. Questi anticorpi possono avere una durata diversa, per cui effettuare quello che è un'attività di screening che va a rilevare gli anticorpi è fondamentale per un eventuale richiamo. Una terza dose dunque? Sì, una eventuale terza dose che non deve essere somministrata in maniera indistinta a tutti e nei tempi così stabiliti, ma attraverso una verifica di quelli che sono gli anticorpi di ogni operatore sanitario, ogni medico. Questo lo facciamo a livello di screening, a livello ancora di più di sicurezza per tutti i nostri operatori, perché non solo dobbiamo continuare a lavorare in uno stato di tranquillità nelle nostre strutture sanitarie, ma soprattutto prevenire quei contagi alle persone che sono maggiormente esposte. Le faccio una domanda, soprattutto sul mondo della scuola, si stanno azionando i sindacati che dicono a quando le vaccinazioni in Abruzzo, come siamo messi, assessore? Riguardo alla scuola vorrei ricordare che la Regione Abruzzo è stata una delle prime che ha effettuato la vaccinazione a tutti i corpi docenti e non. Adesso aspettiamo quelli che sono gli indirizzi nazionali, non credo che si debba creare quell'allarmismo, ma con una valutazione ponderata e soprattutto attraverso i confronti tra la scuola e la salute, trovare quegli indirizzi e quelle linee guida più possibili di sicurezza sanitaria, ma anche nel rispetto di quella che è la libertà di espressione di un bambino e quindi di un ragazzo che va a scuola.